Io sono Nicoletta Colombo che con Serena Reda Elli è titolare, siamo titolari dell'archivio di Achille Funi ed è un archivio attivo già da quasi 40 anni e essendo non più giovanissima, anzi neanche giovane, ho avuto la fortuna di conoscere Achille Funi perché ho frequentato, ovviamente ero una ragazza che era già in età avanzata. E quindi, il lavoro di archivio, che è un lavoro estremamente tecnico, in questo caso ha anche così un risvolto umano. Tante volte mi chiedono come era Funi. Ecco, grazie a questo fatto della mia età, ho potuto anche conoscere l'artista e quindi conoscerne il carattere. Il carattere di Funi era un carattere estremamente sovrastorico, un po' sovrastorico come la sua pittura, come la sua arte. Perché? Perché Funi viveva nel tempo, come diceva suo Raffaele Carrieri, però diciamo che superava il tempo, lui era immerso nei suoi miti classici e anche così la sua personalità, la sua voce altitonante, baritonale, il suo modo di ragionare per motti, no? Lui non faceva mai un discorso, anche a tavola per esempio parlava poco e aveva così delle frasi lapidarie che connotavano questo suo carattere al di là, al di sopra della storia, e al di sopra del vivere comune. Carrieri diceva che Funi sarebbe stato bene a vivere in un museo. Lui alla sera idealmente tornava nel suo museo, si metteva insieme alle statue e poi ne usciva la mattina per recarsi nel suo atelier con degli orari regolarmente fissati per lavorare. Quindi insomma un uomo particolare, e questo lo ha dimostrato anche nella sua arte. Se noi guardiamo bene il futurismo di Funi, poi vedrete nelle sale se già non le avete visitate, il futurismo di Funi non è certo il futurismo radicale, canonico di Boccioni, di Marinetti e compagni. Quelli laceravano le forme, le trituravano, se vogliamo dire, no? Le parcellizzavano. Il futurismo di Funi è un futurismo abbastanza anomalo in questo rispetto. Perché? Perché pur adottando una scansione cubista, però, e quindi avanguardista, però le forme sue rimangono plastiche, rimangono compatte. Ma Funi aderisce al futurismo soltanto per quanto concerne il moto. Quindi queste forme plastiche che vengono tenute sode, no? Architettoniche se già vogliamo vedere, vengono messe in movimento secondo un ritmo, cioè centrifugate no, ma messe in movimento secondo un ritmo. E questo è il rapporto che Funi instaura da, diciamo, outsider in quel periodo, tra la forma e il moto. Che abbiamo voluto mettere in rilievo nella mostra, anche con una sala dedicata alla forma e il modo, ed è un aspetto che ha in un certo senso anticipato alla data del 13-14, quindi in pieno futurismo ancora e proprio nel cuore della guerra, no? Ha anticipato questo il clima del ritorno all'ordine, che è un clima europeo e nazionale anche ovviamente, ed è un clima di ricomposizione del mondo, cioè il contrario di quello che avevano fatto i futuristi che le avevano smembrate e parcellizzate. Lui lo fa già questa data, ed è questo che l'amico Boccioni loda di Funi e lo reputa veramente un unicum in questo periodo. Perché? Perché già Boccioni si rimetteva in questi anni a ricomporre le forme che prima aveva smembrate. Quindi anche un anticipatore e un accompagnatore del futurismo con una propria personalità. Ecco, saltando poi al periodo post-bellico, anche nel clima tra i 20 e i 23 anni cruciali per il ritorno all'ordine di carattere, proprio dicevo, internazionale e italiano. Ecco, Funi anche lì è un outsider. Perché? Perché la composizione delle forme giunge all'acme proprio in Funi nel 1920. Poi voi vedrete, c'è un autoritratto del 20, c'è un altro quadro del 20, che si presentano con forme minerali,
cioè il purismo che noi attribuiamo spesso alla nuova oggettività, cioè la nuova oggettività tedesca stira le forme al massimo, indurisce il disegno e il colore diventa quasi steso come una ceramica. Ecco, tutto questo era già stato anticipato da Fogli nel 20. Perché? Perché la nuova oggettività tedesca ha i primi suoi, diciamo, esempi nel 21, pochi, e poi viene codificata nel 1925 da questo teorico della nuova oggettività che era Franz Rau. E come mai Fumi arriva prima? Arriva prima proprio grazie al fatto che Fumi ha e non ha mai dimenticato le origini ferrarese, rifacendosi alla cultura dei grandi del 400 e 500 ferraresi, che sono stati così i rappresentanti di una pittura nordica, con Sventura, Ercole De Roberto e così via, una pittura minerale, rocciosa, potente, tante volte anche così straordinariamente visionaria. E Fumi questa visionarietà non la lascerà mai, tanto che l'amico di Chirico, quando nel 40 gli dedico un commento monografico, lo dipinge come un operaio sognatore. L'operaio è colui che fa, che compone con le mani anche delle forme, ma è anche sognatore, cioè un uomo visionario, un uomo che non abbandona mai questo suo credere in una perfezione ideale e anche formale. Questo è Fumi. E allora, riagganciandoci a questa mostra, noi come, diciamo, curatori, appunto, Chiara Borrasi, la sottoscritta e Serena Redaelli, abbiamo voluto in un certo senso ripercorrere questa idea di forma, di perfezione formale, mettendola nello schema della mostra. E quindi la mostra che si prospetta come, non come un omaggio a Fumi, un semplice omaggio, ma una vera e propria antologica. Qui ci sono, dicevamo prima, 130 opere, ma ci sono anche degli importanti inediti. Ecco, sul recupero di 130 opere selezionate con un criterio, diciamo, tecnicamente che risponda anche a una storiografia fumiana e del Novecento italiano, di vari movimenti in cui Fumi si è trovato ad operare da maestro e da protagonista. Ecco, noi abbiamo cercato di rispettare questa formula abbastanza schematica, procedendo per epoche, quindi dal periodo giovanile al periodo alla sua partecipazione alla guerra, alla prima guerra mondiale, quando dalle trincee questi artisti con ciò eccetera spezzavano perché non c'era la possibilità di avere i colori sotto mano. E quindi questi fogli e testimonianze da fronte, poi ancora il futurismo moderato di Fumi, scrivevo prima, e poi ancora il Novecento, fino ad arrivare all'epoca gloriosa del muralismo, quindi i cartoni preparatori per gli affreschi. Ecco, riagganciando, lo chiudo al discorso di prima, il valore di questa mostra è anche quello, non solo di avere ritrovato e recuperato dei pezzi storici che di solito sono presenti nelle mostre di Fumi, no? Le mostre dedicate a Fumi degli anni passati, ma è anche il fatto di aver trovato un ottimo numero di inediti, opere inedite e di recuperi. I recuperi praticamente cosa sono? In senso positivo, significa che il recupero è, come è successo per esempio per un bellissimo quadro del 25 intitolato L'acqua, che è trovata da una studiosa del nostro settore, Danca Chacon. Ecco, si tratta di opere che a un certo punto sono scomparse magari 100 anni fa, 80 anni fa, come è successo appunto per l'acqua e per altre opere qui inedite, e che poi non si sapeva più che non si riuscire ad andare a recuperare. Pubblicate magari da Margherita Sarfatti, dagli storici dell'epoca, da Nicodemi, da Dettire, eccetera, eccetera, poi scomparse nel nulla. E la capacità di un archivio è anche di riuscire a ricomporre tutte queste strade e questi rivoli in cui le opere d'arte negli anni si disperdono. Però, ecco, veniamo sempre aiutati in questo senso dagli studiosi del nostro settore che intelligentemente si adoperano, anche se non è un artista di loro specifica attenzione. Però l'archivio conta perché diventa un punto di riferimento per la raccolta delle opere che poi si possono ripresentare, riproporre e permettere al pubblico di vederle dopo 80-100 anni di assenza.